Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi faccio un piccolo vlog in realtà, quindi esuliamo un po' da quelli che sono i normali temi del mio canale, sempre diciamo collegato un po' al beauty, ma non proprio. Ma parliamo di accessori per l'estate. Faccio una piccola premessa: io non sono una che porta gioielli, collane, bracciali, no. Vuoi perché ho fatto la scuola di estetica e quindi ci veniva impedito di portare tutte queste cose, quindi mi è rimasta un po' questa austerità, diciamo. Non è vero, non è austerità, però insomma non sono abituata a portarle, anzi se ho troppe cose addosso a un certo punto mi infastidiscono anche. Però amo molto gli orecchini, quello sì, devo dire che gli orecchini mi piacciono tantissimo. La mia difficoltà grossa è nel trovare orecchini, diciamo, in materiali che non mi diano fastidio, perché ho la pelle abbastanza sensibile e se metto un materiale scadente o comunque non di buona fattura, il rischio è che mi si gonfino subito le orecchie, quindi i lobi mi diventano tipo quelli degli elefanti. E per cui insomma faccio sempre un po' difficoltà a trovare degli accessori che mi piacciono e che non mi creino fastidi. Invece devo dire che ho trovato delle cosine molto soddisfacenti su Amazon e ve ne volevo parlare, proprio perché magari se anche voi come me avete difficoltà a trovare cose carine però che siano anche anallergiche e quindi non vi creino brutte sorprese, io ho trovato una soluzione. Ho acquistato due set di orecchini, quindi confezioni da più pezzi, e vi faccio vedere da vicino. Adoro le stelle io, quindi diciamo che la mia ricerca è iniziata con le stelle e ho trovato appunto questo che vedete sul trago, quindi sul buco, questo qui al centro della ciccetta dell'orecchio, è una coppia di stelle. Ho deciso di metterlo qui perché comunque come dimensione abbastanza ridotta ci stava bene. Anche queste qui sono dei piccoli diamantini, dei zirconi, che non mi stanno dando assolutamente allergia e mi piacciono perché sono molto molto luminosi. E poi ho deciso di acquistare questi fatti così senza buco perché mi piaceva, diciamo, impreziosire anche un po' il resto dell'orecchio. Ce ne sono di vario tipo, adesso io non li ho tutti qui perché li ho ancora nel trolley da vacanza, però vi faccio vedere appunto quelli che ho a portata di mano. Vi lascio l'immagine con i vari modelli presenti nei set, qui, e vi faccio vedere appunto quelli che ho qui a portata di mano. Oltre a questo qui che è veramente veramente carino, ce ne sono due. Ci sono anche questi qua molto semplici. E sono sempre a coppia. Io li allargo un pochino, vi faccio vedere come va messo. E stringo. Sono belli messi anche così a coppia. E devo dire che appunto mi piacciono moltissimo, quindi se cercate degli orecchini sfiziosi senza costare troppo, vi faccio vedere, vi mando, diciamo, vi lascio il link per appunto quelli che ho preso io e spero vi piacciono. Ci sono anche una coppia di cuoricini sempre delle stesse dimensioni e anche delle mezzelune, appunto non mi fanno allergia, quindi se avete problemi di reazioni allergiche potete andare ad occhi chiusi, sono in argento 925. Per quanto riguarda invece questi qui, ce ne sono in appunto diverse lavorazioni, diciamo, anche di più grandi. Personalmente mi piacciono molto molto questi piccolini così perché li trovo più raffinati, diciamo, non sono troppo ingombranti sull'orecchio. Spero che questo piccolo vlog di accessori per l'estate vi piaccia. Vi ringrazio per aver visto il video, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto e di attivare la campanella per ricevere le notifiche di tutti i nuovi video che pubblicherò. Grazie e ci vediamo al prossimo.